le nostre coste protagoniste di avvenimenti tragici e gloriosi al contempo. Quello sbarco, l'operazione Aschi, ha inizio all'alba. La settima armata anglo-americana invade le coste della Sicilia. Intensi bombardamenti precedono lo sbarco di 160.000 uomini lungo le coste del Golfo di Gela sino a Siracusa. È iniziata l'invasione. Nel nostro tratto opera la 45esima divisione americana al comando del generale Patton. Tanti camarinensi, per sfuggire ai bombardamenti che si erano intensificati negli ultimi giorni, si erano rifugiati nelle campagne e nelle zone di mare, comprese questa Punta Secca, allora piena di vigneti, si vendemmiava in quel periodo. Alle prime luci dell'alba videro all'orizzonte un mare di luce avanzare. Per dirla come qualche persona anziana, a mare si fece lume a giorno. Dalle capienti pance dei mezzi anfibi sbarcavano jeep e carri armati che cominciavano a dirigersi verso l'abitato attraversando trazzere e strade verso i paesi dell'interno. Mi raccontava mia nonna, la mia fonte storica locale, nonché modi di dire e altre cose che mi diceva, che tra questi giovani marines o tra questi primi soldati a sbarcare molti erano oriundi o figli di Santa Crocesi, che parlavano un dialetto stretto già superato e si facevano riconoscere chiedendo dei loro familiari. Mi raccontava sempre mia nonna, ripeto la mia fonte storica, che tra questi c'era un certo Gulino, come mi diceva lei, era nipote di Vennero Mandacci, uno che era nipote di Ciccio Fiorilla, un altro che era Re Mannarà e tante altre ancora che dimostravano di essere conoscitori di persone e luoghi. Non voglio comunque addentrarmi in particolari locali che altri meglio e più di me sapranno raccontare. Sono lieta che siamo qui in tanti a non dimenticare e che da qui, dalla nostra terra, dalla nostra Sicilia, è iniziato il cambiamento che ha consentito all'Italia e all'Europa intera di sconfiggere l'oppressione tirannica nazifascista che aveva trascinato il mondo nella barbarie dei campi di sterminio e nella morte della libertà e della democrazia. Tante le vittime civili e militari di quella guerra, vittime innocenti che hanno pagato con la vita e a caro prezzo la follia della guerra. Tanti lutti non possono essere dimenticati. Al sacrificio di tanti dobbiamo la nostra libertà di cui oggi usufruiamo. Per la nostra democrazia, perfettibile ma preziosa, dobbiamo dire grazie a tutti quanti hanno lottato per essa. Non sottovalutiamola. Ancora oggi, sulle sponde del sud, a sud del nostro mare, in tanti muoiono per essa, in tanti per sfuggire alle guerre, alla povertà e alle persecuzioni, intraprendono i viaggi fortunosi, viaggi della speranza per approdare sulle nostre coste. Custodiamo tutti questi avvenimenti che sono la nostra storia, il nostro passato, le nostre microstorie e fissiamolo nei libri della nostra memoria. Essi rappresentano il nostro patrimonio culturale e la nostra identità. Avremo modo tra poco di ascoltare testimonianze, brevi filmati e documenti riguardanti quella giornata e alla fine della serata ci riconosceremo tutti più uniti dal comune sentirci italiani e grati a tutti coloro che con orgoglio si sono battuti per una Italia libera e democratica. Viva l'Italia! Buonasera a tutti. Dopo l'esposizione del sindaco, che è stata veramente molto eccelsa e completa, il mio vuole essere solo un saluto di benvenuto e un ringraziamento voglio dare in maniera particolare al dottore Gaetano Cascone, perché praticamente stasera mi sta dando la possibilità e mi sento particolarmente onorata di inaugurare la stagione estiva camarinense proprio con un evento di un certo spessore culturale che solo lui sicuramente avrebbe potuto darci a noi cittadini di Santa Croce. Quindi un grazie di vero cuore intanto al dottore Cascone. Un plauso in ogni caso va ai vari componenti dell'associazione Storia Patria
e dell'Associazione Unitre, perché entrambi durante l'anno sicuramente hanno svolto un lavoro che ha dato un contributo socioculturale non indifferente, per cui grazie per tutto ciò che avete fatto durante l'anno. Vi invito a continuare così ancora per l'anno prossimo. Noi come amministrazione comunale speriamo di esservi sempre vicini come abbiamo fatto finora, e a questo punto vi auguro buona visione e vi auguro di poter partecipare allo stesso modo.